Dopo il 2-0 contro gli amici Ferrera in Overleague, intanto un breve racconto della partita, com'è andata? È stata molto combattuta. Ci aspettavamo probabilmente che fosse più facile, invece sono stati combattivi, noi siamo un po' rimaneggiati, ci manca qualcuno. E un pelino anche fuori condizione perché verso fine stagione, essendo tutti molto di età, andiamo un po' incalando verso i playoff. Stasera invece abbiamo vinto e siamo in finale. E so che ci aspetta una squadra molto competitiva. Pensiamo sia alla Cozza Costruzioni, dove ci sono giocatori che hanno giocato in categorie sicuramente da promozione a eccellenza. E com'è comunque anche caratteristica un po' di tutto, anche il l'over 35, dove si trovano sicuramente giocatori che hanno partecipato a campionati dalla Serie D all'eccellenza. Da voi, per esempio, volendo citare qualcuno? Ma guarda, noi come squadra, la nostra forza è un po' il fatto che giochiamo da tanti anni insieme. Poi, diciamo, giocatori che abbiano giocato oltre la prima categoria non ne abbiamo. La fase finale, l'obiettivo è far meglio degli altri anni a questo punto. Ma sì, l'anno scorso la prima partita dei playoff ci siamo presentati senza portiere perché il nostro titolare che abbiamo quest'anno si è fatto male e la prima partita dei playoff abbiamo perso contro l'Immobiliare Doria che avevamo battuto due volte già nel nostro girone, presentandoci senza portiere anche due assenti e altri due e abbiamo perso proprio senza nemmeno quasi combattere, un 3-0 abbastanza significativo che ci ha fatto uscire subito. E quest'anno contiamo di arrivare almeno nelle prime quattro.